Io sono Ima e benvenuti in questo nuovo video. E sì ragazzi, siamo qui in un video sul letto di nuovo col computer. Sto sperimentando un po' di diciamo inquadrature diverse, essendo che siamo sempre alla stessa stanza. Tra poco forse riusciremo a uscire, chi lo sa, ma oggi non siamo qui per questo, perché siamo qui per un primo video Q&A, quindi question and answer, domande e risposte, chiamatelo un po' come volete. Ieri sera infatti ho messo su Instagram una storia dove potevate farmi delle domande o barra farci delle domande, così che oggi nel video appunto risponderemo. Oggi che stiamo guardando questo video, ovvero mercoledì 13 maggio, è il mio compleanno. Ebbene sì, quindi starò registrando un vlog che poi vedrete venerdì 15 maggio, anche perché non potrei registrarlo il 13 e farlo uscire il 13 per il 13. No. Comunque sì, il mio compleanno alla fine anche io passerò in quarantena. Che bello. Però ci sono delle novità, perché lo scoprirete solamente guardando il video di domani. Allora, iniziamo subito. Ci viene chiesto come vi siete conosciuti tu e Tommaso. Beh, intanto non chiamarlo mai più Tommaso, perché lui deve essere Angelo, perché se adesso dico Tommaso mi dirà: ma mi fa strano sentire che mi chiami Tommaso, che è abituato che io lo chiami Angelo. Comunque, come ci siamo conosciuti? Ovviamente, chi lo sa, siamo in classe insieme. Verso dicembre della prima superiore, diciamo che durante gli intervalli iniziamo ad avvicinarci, sembra un po' una storia di due innamorati. Comunque niente, un po' si scroccava la mente, si faceva qualche parola, poi si inizia a scoprire che con qualche hobby insieme ce l'avevamo. Poi tutto si rafforzò nel momento in cui Angelo scoprì che io dovevo andare a Miami l'estate, e cosa ha fatto? Si è aggiunto anche lui al viaggio, voi avete visto i vlog, e quindi nei mesi successivi di scuola il rapporto si è rafforzato fin poi ad arrivare a Miami, che è diventato più grande. Ci viene poi chiesto perché avete iniziato a fare video su YouTube. Beh, questa è una bellissima domanda. Diciamo che abbiamo degli hobby abbastanza differenti per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda altro. Quello che ci accomuna di più è la tecnologia, la musica, in quanto comunque mio manager personale per quando faccio le feste di DJ così è lui. Quindi anche questa cosa qua l'avevamo messa insieme per fare le feste l'anno scorso, e quindi volevamo un ulteriore hobby dove potevamo divertirci al 100% da noi stessi e fare proprio i cretini, e l'unico posto diciamo era qua su YouTube, quindi provare a iniziare questo percorso che appunto stiamo continuando ancora adesso. Che scuola fai? Come dicevo prima, facciamo la scuola insieme. È una scuola un po' particolare, magari un giorno faremo un video apposito, perché non è la solita scuola, il solito liceo scientifico, il solito liceo classico, no. Il nostro è il liceo per l'impresa, e capisco, magari alcuni dicono sì, no, non lo potete sapere perché è l'unico liceo in Italia che ha questo indirizzo ed è nato con noi, cioè noi siamo le cadie, diciamo, perché da 3 anni che esiste noi siamo in terza, quindi siamo le cadie. Questo esperimento è andato abbastanza bene, intanto la porta si apre da sola come se ci fosse un fantasma. Quindi questa scuola è un particolare, possiamo dire uno scientifico misto scienze umane, misto informatico, nel senso, ve lo spiegheremo un giorno perché è davvero molto importante. Qual è secondo te il video più bello del canale? Allora ragazzi, questa qua è una domanda molto difficile, perché ci sono un sacco di contenuti divertenti secondo me. Però vi risponderò con il dirvi che il video più bello di questo canale è un video che vedrete tra poco, perché è programmato, deve uscire, e non posso darvi spoiler, ve l'ho già dato già abbastanza. E niente, vi dico solamente che domani inizio a registrare una parte, quindi il video più bello del canale sarà quello, ecco. Chi monta i video del canale? Beh ragazzi, l'editor dei video di tutto il canale è il sottoscritto, colui che ogni volta si mette lì e poi inserisce il video su YouTube. Diciamo, in questo periodo di quarantena, ovviamente i video che vedete di Angelo sono montati da lui. Ce ne sono stati 2 casi in cui ho fatto io il montaggio per tempistica e roba del genere. Quindi poi vedete, penso che si veda anche comunque tra i miei video e i suoi video, ognuno ha il suo stile di editing, quindi ognuno edita a modo suo. E niente, diciamo che io lo faccio da più anni, sono anche abituato poi col fatto che i video li faccio sempre io, quindi mi viene anche più facile, diciamo. Però comunque gli altri video che vedete suoi li ha sempre editati lui per questo video qua. Appena torneremo insieme, ragazzi, il lavoro sarà sempre mio. Qual è la vostra serie TV preferita? E qui entriamo in un altro giro davvero enorme, perché non c'è una serie TV preferita. Potrei dire che c'è una serie TV preferita per ogni categoria di serie TV, perché per esempio per categoria di che ne so, di avvocati, Suits è la mia preferita numero uno. Per film, per serie fantascienza, azione, La casa di carta di sicuro. Per commedie può essere How I Met Your Mother come Modern Family, nel senso, è molto soggettiva la cosa e non penso ce ne sia una in assoluto. Però vediamo, perché adesso che
chiamiamo Angelo e vediamo cosa ci dice. Secondo me dirà Game of Thrones, perché però anche lui, Suits, queste cose qua, la casa di carta, Siamo qua. Aspetta. Siamo qua che ci stavamo chiedendo qual è la, la vostra serie TV preferita. Io ho risposto a categorie, no? Però ho detto, una domanda, lo chiamo così abbiamo anche la sua opinione. Qual è la tua serie TV preferita? Direi un po' più di animo della serie TV preferita è Game of Thrones. Allora, la mia serie TV preferita è Game of Thrones. Immaginavo. Poi al secondo posto, a pavimento, c'è Suits insieme alla casa di carta. Poi al terzo posto c'è This Abyss. E poi al non so quinto posto. Ok, lui ha fatto una classifica, io ho detto solamente tipo preferito per genere, per categoria. E niente, quindi questa era la sua risposta. Ciao ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi. Ciao. Cosa vuoi fare dopo la scuola? Dopo la scuola, ragazzi, ovviamente mi toccherà, cioè andrò a fare l'università, perché bisogna farla, se no il lavoro è un po' più dura. Siamo in terza, quindi ce n'è ancora di tempo, però il mio indirizzamento, diciamo, attuale per l'università sarebbe quello verso l'ingegneria informatica, penso. Poi bisogna vedere in questi due anni come vanno le cose, come va la mia carriera anche a livello musicale e tutto, però penso che l'ingegneria informatica comunque è un settore che qua a Politecnico di Torino fanno molto bene e che quando uno si laurea, quando uno terrà la laurea di questo corso, se dire così, di sicuro avrà molte probabilità di trovare un lavoro. Infine, un'ultima domanda: perché ho le pareti verdi di casa? Beh, questa qua è una domanda interessante. È una domanda interessante perché io non conosco molta gente che ha pareti verdi a casa, questo è vero. Però per qualcuno che magari è più esperto, qualcuno che ha già visto da qualche parte, non lo so, tutta questa parete verde è stata messa per, essendo che a me piace molto fare video, sostituire un green screen. Io non ho un green screen, non ho mai voluto prendermi un telo che monta e smonta di qua e di là. Quindi, da quando ho scoperto che esisteva la vernice, questa qua è ovviamente una vernice apposta a green screen, ho deciso di applicarla. E anche a livello economico conveniva la cosa. Quindi sì, ragazzi, questo qua è il verde preciso che trovate sui pannelli o sulle teli green screen. Infatti io qua sulla sinistra del comodino ho lasciato una zona libera di parete completamente pulita dove posso andare a farmi video in green screen. Questo però non vuol dire che non posso usare anche un'altra camera, perché se io togliessi tutto questo, tutto quello che ho appeso al muro, diventerebbe un mega green screen, quindi una mega camera green screen. E comunque tutta quella parete lì e tre quarti di questa qua è bianca, poi da lì parte il green screen, che in realtà lì è inutile, però era per fare un colore tutto unico. E niente, ragazzi, questa è la motivazione delle pareti. Quindi ragazzi, detto ciò, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, un po' più particolare del solito, un po' più interessante forse per alcuni. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella che è fondamentale. Condividete il video anche ai vostri amici così da arrivare a più gente possibile. Niente, noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao!